Benvenuti in questo nuovo video del corso di formazione su YouTube. In questo video voglio farti vedere come configurare il canale YouTube. Per configurare il canale YouTube il mio consiglio è quello di, ovviamente una volta che ti trovi sulla dashboard del canale YouTube, andare sul menu impostazioni e in questo menu ci sono due sottomenu fondamentali. Il primo è canale. In questo caso il mio consiglio, oltre a ovviamente inserire quello che è il paese di residenza, come vedi c'è una tab, una sezione dedicata alle parole chiave. Il mio consiglio è qui di andare ad inserire quelle che sono le parole chiave di riferimento per il tuo canale YouTube o comunque le parole chiave, i termini di ricerca per i quali vuoi che il tuo canale YouTube sia posizionato. Tieni conto che queste parole chiave sono utili a YouTube per posizionare il tuo video ed allo stesso tempo sono utili a Google a posizionare il tuo video tra i risultati di ricerca. Quindi fai una ricerca approfondita riguardo appunto ai termini più ricercati, agli argomenti più ricercati, appunto al termine, alle parole chiave più ricercate per quanto riguarda il tuo settore, il tuo business, il tuo ambito di riferimento, e dopo aver fatto questa ricerca vai a compilare questa sezione inserendo appunto le parole chiave, i termini di ricerca o le frasi chiave che hai individuato. Ovviamente questo dà modo a YouTube e Google di andare a posizionare il tuo video relativamente a determinate tipologie di contenuti su cui appunto baserà le fondamenta quello che sono i contenuti del tuo canale YouTube. La seconda tab che ti consiglio invece di andare a configurare nel modo corretto è appunto la tab impostazioni predefinite dei video caricati. In questa tab puoi andare ad inserire quelle che sono le informazioni di base di un video che andrai a caricare sulla piattaforma YouTube. In questo caso potrai andare ad inserire dei titoli precaricati in modo tale che poi, quando andremo a vedere, andrai a caricare un video sulla piattaforma, in automatico verrà precaricato il titolo che hai inserito in questa sezione. Ovviamente sempre i titoli, è poco funzionale questa cosa perché ovviamente ogni titolo è a sé stante. Per quanto riguarda la descrizione, come vedi, noi in che modo la utilizziamo? Noi abbiamo una descrizione che, diciamo, in una determinata sezione ha gli stessi, diciamo, riferimenti, quindi ha le stesse scritte, la stessa descrizione. In questo senso, invece di starla a scrivere ogni volta, siamo semplicemente andati a editarla in questa sezione della descrizione delle impostazioni predefinite dei video caricati, e caricandole qui in questo modo ogni volta che andiamo a caricare un nuovo video ci ritroviamo tutta questa serie di descrizioni senza doverle caricare manualmente o scrivere manualmente ogni volta. Quindi diciamo sono operazioni che ti danno modo di snellire un po' il lavoro in fase di caricamento dei video. Per quanto riguarda sempre il caricamento dei video, in questa sezione puoi scegliere se nel momento in cui vai a caricare un video questo video di default possa venire pubblicato oppure possa risultare pubblico, privato o non in elenco. In questo caso noi abbiamo scelto di configurarlo come privato, ma man mano che andiamo a caricarli li andiamo a programmare così che usciranno in giorni e in orari specifici. Altra cosa molto importante, un po' che stessa un po' l'occhiolino a quello che già ti dicevo prima, è la sezione dei tag. Mentre prima abbiamo fatto riferimento alla sezione dei tag, delle parole chiave, dei termini di ricerca che vanno a posizionare il tuo canale all'interno di YouTube, all'interno di Google, in questo caso in questa sezione hai la possibilità di andare a definire quelli che sono i termini di ricerca, le parole chiave, le frasi chiave, eccetera, che sono di riferimento per il tuo video specifico. Ovviamente in questa sezione il consiglio è quello di inserire anche qui magari tag, parole chiave generiche che parlano un po', strizzano un po' l'occhiolino a quello che sono gli argomenti generici dei contenuti del tuo video. Allo stesso tempo, nel momento in cui andrai poi a caricare un video, in base al tema del video, il mio consiglio è quello di andare a eliminarne alcune oppure aggiungerne altre, appunto per cercare di dare in mano, andare ad inserire delle parole chiave, soprattutto di riferimento, che abbiano un senso con il video che viene caricato in quello specifico momento. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video.